Ben ritornati qui nella lounge Goldspan, alla mia sinistra il nostro cavaliere azzurro Riccardo Pisani. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Insomma, sei proprio un cavaliere che non ha neanche più bisogno di grandissime introduzioni, perché ormai ti conosciamo davvero tutti. Sei ai massimi di una carriera sportiva nella disciplina del salto ostacoli. Ma torniamo all'inizio della tua carriera. Com'è partito il tutto? Quando sei stato la prima volta a cavallo? Quando è nata questa passione? La mia passione è nata all'età di 6 anni, grazie ai miei genitori, soprattutto a mia mamma, che era appassionata e mi ha portato in Capinera, sono lombardo, e tramite la Lorena Cristoforetti ho iniziato a montare i pony, dove gran parte dei miei colleghi del nord abbiamo iniziato proprio nelle scuderie della Capinera. Ho iniziato a montare quando avevo 6 anni e da lì mi sono molto appassionato. Abbiamo costruito un po' la mia carriera pony avendo a disposizione più di un pony e da lì è nato il tutto. Comunque devo ringraziare i miei genitori che mi hanno avvicinato ai cavalli. Ma Riccardo, hai subito iniziato a saltare gli ostacoli o sei caduto dal cavallo? No. Devo dire la verità, solo e sempre salto ostacoli e mai altre discipline, ok, per i passaggi di patente, il completo, il dressage, c'era l'equitation ai tempi, però diciamo che la mia disciplina è salto ostacoli e da sempre l'ho praticata. Ma tu segui altre discipline o anche lì solo salto ostacoli? No, mi piace conoscere, mi piace seguire le grandi manifestazioni. Quindi magari non conosco nel dettaglio i nomi, i binomi, però comunque se c'è una gara importante di completo, di dressage, mi piace vederla. Riccardo, tu hai un mito nel mondo dell'equitazione che ti ha sempre ispirato, dove hai detto wow, voglio diventare come lui o lei, voglio anch'io vincere questo premio, riuscire a fare questo con il cavallo? Devo dire la verità, ce ne sono tanti, perché se guardi quanti campioni ci sono stati, devi sempre un po' imparare da tutti. Io ho la fortuna di lavorare con Jos Lansing, che è uno dei più forti cavalieri della storia. Sì. Mi ricordo quando l'ho conosciuto e sono andato a casa sua, entrare nel suo ufficio con questa parete con 12 medaglie appese tra campionati del mondo, olimpiadi, fa effetto. E ancora oggi sono fortunato perché ho un rapporto adesso di lavoro costante degli ultimi 4 anni, quindi grazie a lui anche perché sono qua. Come ti influenza nella tua carriera sportiva, che proprio anche negli ultimi anni hai fatto un salto di qualità, direi? Come in tutte le cose si deve sempre imparare, si deve sempre cercare di guardare avanti, non ci si deve mai accontentare di essere arrivati, perché sennò si va poco lontano. E grazie a lui, grazie alla tecnica, alla programmazione, non che prima non sapevo fare certe cose, però la differenza ti fanno i dettagli, quindi ti dà la possibilità di fare quel po' di più per poi dopo ottenere dei grandi risultati. Cos'è che per te nel mondo del salto ostacoli, nella tua disciplina, è più difficile, dove hai più bisogno di sostegno e aiuto? Ma sicuramente è la preparazione, nel senso che uno deve arrivare al concorso che è pronto, che è sicuro di sé, che i cavalli sono nella condizione esatta, e quindi la cosa più importante è quello che avviene dietro le quinte, non solo nei campi gara, che chiaramente quando entriamo vogliamo dare il massimo e provare a vincere tutte le gare, però è fondamentale riuscire ad avere una programmazione costante e ben precisa da tutto, non solo da dire oggi monto a cavallo e faccio la mia ora a cavallo, no? Alla fine i nostri cavalli sono degli atleti, quindi vanno organizzati dall'A alla Z, da un buon maniscalco, alimentazione, veterinario, sono degli sportivi che non possono parlare purtroppo, quindi diventa più difficile ancora, però è fondamentale avere il quadro della situazione al 100%. Riccardo, tu hai una scuderia privata, sì, lì al Lago Maggiore, nel nord dell'Italia, sì, e hai tantissimi cavalli che
trovi, selezioni, li porti nella tua scuderia, anche cavalli giovani, e poi tu li formi, li sviluppi e li porti nella grande equitazione. Ci racconti un po' come riesci a trovare i cavalli, come li selezioni? Ma sicuramente non è un lavoro di un giorno, è un lavoro di tanti anni. Questa passione e questa idea di dire partiamo dal cavallo giovane è nata grazie ai miei suoceri e mia moglie, che abbiamo deciso di intraprendere questa strada, e devo dire che i risultati arrivano. È importante cercare di selezionare al massimo i prodotti che uno acquista, cercando di guardare genealogie, linee materne, e dopodiché avere anche un po' la fortuna che ti nasce un campione in casa. Tirare su un campione, direi che è proprio arrivato il momento di parlare di Shacklot. Shacklot è unico, sono quei cavalli che incontri, sì, poche volte in una carriera di un professionista. Ho avuto la fortuna di incontrarlo, tra virgolette, per caso, perché dove eravamo non ero andato per lui. È arrivato in scuderia grazie a Jos, che abbiamo lavorato molto su di lui il primo anno. Perché non era un cavallo giovane di 4 anni, 5, era già un cavallo di 7 che entrava negli 8, e era un cavallo molto grezzo ancora, grande, e ci è voluto un anno per formarlo. Però la fortuna è che quando tutte le cose sono andate nel verso giusto, ha fatto quel click che è diventato un campione. Shacklot l'hai portato anche qui a Verona a questa edizione del 2021. Quali sono i programmi per questi giorni? Ma lui è stato dato una gara bellissima ieri sera, una gara grossa da 1,55 m, ha fatto 0 al base saltando, trovo una delle migliori performance della stagione. Poi ok, al barrage lui è un cavallo comunque non con caratteristiche così veloci, ho provato, mi è venuto un errore. Però devo dire che sono molto fiducioso per domani, per il Gran Premio. Arriva da una stagione quest'anno che è veramente solido nei suoi risultati, il doppio zero alla Ball, il 1-0 in Coppa ad Aachen, il piazzamento nel Gran Premio ad Aachen, 4-0 nel Gran Premio Rolex. Quindi devo dire che sono molto fiducioso di fare un gran risultato, perché è arrivato il momento. Sei stato proprio quest'anno ad Aachen a saltare il Gran Premio Rolex, ma senti, che emozione è arrivare ad Aachen a saltare quel percorso, quel concorso? Ma Aachen è sicuramente il concorso più importante al mondo, è un'emozione dal primo giorno, da come si organizza la visita, da quanti veterinari ci sono, da quanto pubblico c'è che si vuole interessare del concorso. Un campo verde incredibile, che è un'esperienza assolutamente unica. Arrivavo anche con qualche incertezza, perché io ho avuto purtroppo un infortunio che mi ha privato anche la partecipazione degli europei quest'anno, quindi rientravo proprio in quel concorso, avevo pochissimi giorni di allenamento, però è andato tutto alla grande. Il Gran Premio, quando cammini quei gran premi lì, dici, sono impegnativi, e lui si è trovato a suo agio, è saltato fantastico. E gli altri cavalli che attualmente hai in scuderia quali sono? Ho Charlemagne, che ieri è il cavallo grigio di 11 anni che ho fatto terzo nella 50, oggi lo presento al piccolo Gran Premio, ed è un cavallo sicuramente di futuro. Ho la cavalla che ho montato nell'Italian Champions Tour, che è una cavalla di 10 anni, di 9, che va dai 10, e poi ho dei buoni cavalli giovani, ho un paio di 7 anni interessanti, dei 6, ci vuole un po' di tempo per aspettarli, però mi auguro che saranno pronti quando il mio gruppo andrà in pensione. Credo che negli ultimi anni hai già raggiunto tantissimi obiettivi che magari ciascuna persona, ciascun cavaliere, ciascuna amazzona ha nella propria visione nel mondo del salto ostacoli, ma sicuramente ne avrai tanti altri obiettivi. Quali sono tra quelli più importanti? Ma sicuramente di obiettivi li ho già affrontati, ho partecipato a dei grandissimi eventi, ma l'obiettivo primario da fine stagione, per la prossima stagione, sicuramente i campionati del mondo, quindi
imposterò la preparazione agonistica di Chuck Lott per essere pronto e affrontare per la prima volta i campionati del mondo. E poi dopo c'è sempre il sogno Olimpiadi, dobbiamo essere una grande squadra, cercare di squalificare la squadra così abbiamo tutti più chance e cercare di sfruttare l'europeo che abbiamo in casa nel 2023 e niente, cercare di la partecipazione olimpica sarebbe un bel sogno che si avvera. 2024 a Parigi. Esatto. Beh, questo è il sogno nel cassetto, noi ovviamente ti seguiremo, soprattutto grazie. Anche Goldspan ti seguirà nelle tue avventure equestri, sempre al tuo fianco, e grazie mille per essere stato qui con noi e grazie per averci raccontato un po' della tua vita e dei tuoi sogni, e in bocca al lupo qua certo. Per Verona e per tutto quello che seguirà. Grazie mille, un saluto a tutti. Grazie mille, noi torniamo a breve con il commento del premio numero 5 della Coppa del Mondo qui di Jumping Verona. A tra poco.